A Cireale il suo palazzetto più grande, quello di Contrada Tupparello, è già il quartier generale del Cirque du Soleil, la grande produzione canadese con i suoi spettacoli itineranti. Stamane prove sul palco per i 50 acrobati che si esibiranno in saltimbanco da domani e sino al 17 di giugno, mentre nel backstage si lavora per tutto il resto, dagli allenamenti fisici all'allestimento di luci, costumi, maschere e cappelli. Qualche dato: 16 container per il trasporto di tutto quanto è salto in banco, 96 le persone coinvolte, ma i numeri del Cirque du Soleil ci dicono 5.000 dipendenti, 2.000 fissi a Montreal, 21 spettacoli diversi di cui 11 in tour e 10 permanenti, qualche esempio di città sede: Las Vegas, Tokyo e New York. I numeri di Acireale, primo luogo italiano sotto la capitale, poiché con il suo palazzetto permette tale ospitalità. 3.100 la capienza per saltimbanco. Tra gli artisti, l'unica italiana è Anna Bille, originaria di Fornero in provincia di Vicenza. Fa la cantante da febbraio, fa parte di questo grande e colorato mondo circense. La mia esperienza sì che è iniziata da poco in realtà, perché sono pochi mesi che sono diciamo la nuova cantante, e semplicemente ho mandato il mio materiale in internet perché loro aprono delle audizioni via internet, cosa molto buona per noi diciamo artisti ultimamente, perché non necessita dello spostamento e quindi della spesa per l'audizione eventuale. E niente, ho cominciato a spedire le mie cose, e evidentemente interessavo, e alla fine sono arrivata qua. Io comunque avevo già esperienza di attrice ballerina oltre che cantante, quindi devo dire che in realtà è un'esperienza stimolante, bellissima, perché comunque c'è da imparare da tutti, e vedendo anche il loro allenamento, partecipando anche agli allenamenti degli altri, perché comunque abbiamo delle sessioni diciamo libere, quindi tutti gli artisti possono partecipare agli allenamenti degli altri.